luogo di provincia importantissimo come Caltanissetta, diventano comuni 5 stelle, città 5 stelle. Ogni volta che dicono che il movimento è destinato a finire, il movimento vi dimostra che è più forte di prima. Adesso è più forte perché ha altri due amministratori che dovranno affrontare delle città difficili. E come ha meravigliato qui, adesso testa bassa e lavorare per i prossimi 10 giorni per le elezioni europee, perché anche alle elezioni europee il movimento meraviglierà. Io ne sono sicuro, anche perché tanta gente nel paese mi ferma e mi dice: andate avanti, stiamo avendo giovamenti dal reddito di cittadinanza, da quota 100, ma adesso vogliamo il salario minimo, vogliamo gli aiuti alle famiglie che fanno figli, vogliamo l'abbassamento delle tasse per le imprese, vogliamo la norma sulla sanità che toglie ai politici la possibilità di nominare i dirigenti della sanità. C'è tanto da fare e lo faremo con l'entusiasmo ancora più forte di prima, grazie al fatto che oggi Roberto Gambino e Enzo Alfano sono altri due nuovi sindaci del movimento che si aggiungono ad una schiera di amministratori locali che sta mettendo a posto delle città che erano veramente sull'orlo del baratro. Ministro, lei dice andare avanti, ma ha anche un appello alla concretezza, ad abbassare i toni alle altre forze politiche. Lei oggi ha parlato di nervosismi che vede nelle piazze. Beh, guardate, qui se si leggono ormai i giornali sembra di essere tornati in alcuni casi agli anni 70. Io non voglio assolutamente che si alimenti questo scontro ideologico nel paese, non fa bene al paese e fa bene a tutti quelli che non vogliono che si parli di temi concreti. Mettiamoci a lavorare sulle cose concrete, abbiamo tante cose da fare. So che la Lega vuole la flat tax, noi vogliamo portare a casa il salario minimo orario, vogliamo portare a casa delle leggi importanti come quella sul conflitto di interesse. Vediamoci, lavoriamo sulle cose concrete, ma queste sono piazze pacifiche, non abbiamo mai avuto problemi in queste piazze, perché dai palchi non alimentiamo scontri, ma incontri. Senta, ma andare avanti anche sull'autonomia? Ultima. Per me l'autonomia si deve fare, perché il referendum che hanno votato Lombardia e Veneto è un referendum che va rispettato. L'unica cosa che non voglio è che l'autonomia finisca per creare scuole di serie A e scuole di serie B, o sanità di serie A e sanità di serie B. Questo non lo vogliono neanche i lombardi e i veneti. Quindi quello che dico è: scriviamola bene questa autonomia, così da non pentircene nei prossimi anni, come l'Italia si è pentita della riforma del titolo quinto della Costituzione nel 2001. Grazie. Salvini, scusi, ha detto voi siete un'altra parte.